quando a metà pomeriggio della scorsa settimana sono stato raggiunto dalla notizia lì dell'improvvisa morte di Don Marco, il dolore è stato grande. Una fitta ho sentito nel cuore. Lo avevo sentito al telefono qualche ora prima. Erano le 13:30. Mi dava notizie della sua mamma, di nuovo ricoverata in ospedale. Alle 14:30 mi ha mandato un altro messaggio, dove mi aggiornava ulteriormente sulle condizioni della mamma. Gli ho risposto con un altro messaggio. 2 ore dopo la notizia. Il dolore è stato grande, perché un sacerdote nostro, un sacerdote in buona età, un sacerdote buono e zelante. Il dolore è stato grande pensando alla sua mamma, ai suoi familiari. Il Signore è stato grande pensando a questa comunità parrocchiale. Il Signore è stato grande pensando alla nostra Chiesa, alla nostra diocesi. È bello che in tanti gli siamo stati vicini, molto vicini, fino all'ultimo. In questi mesi dal mio ingresso in diocesi ho potuto sentirlo tante volte, ho potuto visitarlo anche nei giorni in cui la mamma era tornata a casa. In tanti sacerdoti gli sono stati vicini, visitandolo, chiamandolo, facendogli sentire l'affetto in un tempo un po' tribolato della sua vita personale, della sua vita familiare. E certamente tanti, tantissimi gli siete stati vicini, familiari della comunità parrocchiale, sostenendolo e aiutandolo. Questo ci conforta, questa vicinanza che abbiamo avuto per lui ci conforta. Eppure questa morte improvvisa ci rende attoniti, addolorati, neppure quasi ci rendiamo conto che da un momento all'altro il nostro carissimo Don Marco ci abbia potuto lasciare. Dice il Vangelo a proposito della morte di Gesù che si fece buio su tutta la terra. Certo, in quell'ora e in quel pomeriggio in cui Don Marco ci ha lasciato si è fatto buio. Si è fatto buio nel cuore di tutti noi. Si è fatto buio perché l'incontro con la morte è sempre un'esperienza di buio e di oscurità. Si è fatto buio perché abbiamo pensato per un momento non c'è più. Non è più tra noi, non è più qui, non possiamo vedere più il suo volto, apprezzare il suo sorriso, gustare la sua bontà, averlo sacerdote zelante nella nostra comunità, nella nostra diocesi. Si è fatto buio, siamo entrati dentro una oscurità. E anche oggi, quando guardiamo questa bara che è qui davanti all'altare in mezzo a noi, avvertiamo questo buio,
avvertiamo questa oscurità. L'avvertiamo e ci addolora, ci colpisce, ci ferisce il cuore, ci rattrista. Però abbiamo anche ascoltato nel Vangelo che Gesù emise l'ultimo respiro, spirò, non una volta per sempre, perché quell'ultimo respiro era soltanto il preludio di un respiro eterno. La tomba, dopo 3 giorni, sarebbe stata trovata vuota. Siamo allora nell'oscurità, siamo nel buio. Eppure siamo anche nella luce, perché questa bara, lo sappiamo, non è l'ultima parola, non è l'ultima parola per la vita di Don Marco, come non è l'ultima parola per la vita di tutti noi. Si è fatto buio sulla terra e nel nostro cuore, ma noi sappiamo che c'è il sole. Abbiamo fatto esperienza di oscurità e di morte, ma noi sappiamo che c'è la luce e la vita. Ci siamo incontrati e ci incontriamo con questa bara che ospita le spoglie mortali di Don Marco, ma noi sappiamo che questa bara un giorno sarà vuota, perché Cristo è risorto, Cristo è la vita, Cristo è la luce, Cristo è il sole, Cristo è la salvezza del mondo e di tutti noi. Abbiamo ascoltato, agli occhi degli stolti parve che morissero. Così si esprime il libro della Sapienza. Noi non facciamo parte di questi stolti che si fermano all'apparenza. Noi facciamo parte di quei sapienti a motivo della fede, per cui sappiamo che la morte non è l'ultima e definitiva parola, è un'apparenza, la realtà è un'altra, la realtà è la vita per sempre, la vita eterna, la vita in Dio. Agli stolti parve che morisse il nostro Don Marco, ma a noi sapienti no, perché sappiamo che in Gesù Cristo risorto egli vive e un giorno risorgerà. È importante che guardiamo così a ciò che è accaduto. È la fede che ci dona questo sguardo. È la fede che ci permette di proclamare questa verità. È la fede che cambia il modo di affrontare il mistero, spesso doloroso, drammatico, della morte. È importante che guardiamo così ciò che è accaduto, perché è importante che guardiamo così sempre il cammino della nostra vita. Perché ciò che oggi affermiamo per Don Marco, lo affermiamo per tutti noi, per tutti noi. Anche per noi ci sarà il momento in cui si farà scuro sulla terra, perché agli occhi del mondo non saremo più, ma anche per noi, dietro e dentro quell'oscurità, brillerà la luce del sole della vita, che è il Signore risorto, salvezza, salvezza di tutti noi. Oggi allora siamo qui, certo, per portare all'altare le nostre lacrime, per portare all'altare davanti al Signore il nostro dolore.
Siamo qui per portare davanti al Signore il nostro essere rimasti attoniti per una notizia che ci ha toccato e ferito in profondità. Siamo qui però anche e soprattutto per affermare che quell'oscurità è squarciata dalla luce di Dio. Quella notte che è scesa sul cuore viene illuminata dal sole che è il Signore risorto, e che l'ultima parola per la nostra vita, in questa circostanza come sempre, non sono le lacrime, ma il sorriso, non la tristezza, ma la gioia, non la disperazione, ma la speranza, perché Gesù Cristo è vivo, è risorto, è con noi ed è il nostro Salvatore. È in questa luce e in questo clima interiore che stiamo pregando e vogliamo continuare a pregare, portando davanti al Signore anzitutto Lui, il nostro carissimo Don Marco, portando davanti al Signore la sua carissima mamma, portando davanti al Signore i suoi familiari, portando davanti al Signore questa comunità sofferente, portando davanti al Signore noi, presbiterio sofferente, comunità dei diaconi sofferente, portando davanti al Signore la nostra Chiesa sofferente. Nella preghiera ci presentiamo tutti sofferenti al Signore, ma da Lui accarezzati, da Lui abbracciati, da Lui raggiunti da quella parola che ridà forza, coraggio, speranza, audacia. Io sono la vita, io sono la luce del mondo, io sono la vostra salvezza. In questo clima preghiamo, in questo clima procediamo nel nostro pellegrinaggio terreno.